E adesso continuiamo a parlarvi di Ida Platano e Riccardo Guarnieri. La coppia del trono over di uomini e donne che ormai veramente sembra un libro o una tragedia fate voi. Nel senso, che quando sembra che fra di loro finalmente sia sbocciato l'amore arriva immancabile la notizia che fra di loro è tutto finito. E a me verrebbe, quasi da dire ma veramente. Sul serio si sono lasciati nuovamente. Non me lo sarei davvero mai aspettato da loro. Ma come è potuto accadere? Scusate se la prendo con ironia. Ma sono sincera. Non so veramente ormai come prenderla. Ero sicurissima che a febbraio quando annunciarono che si erano messi insieme e che avevano iniziato la convivenza fosse l'inizio di quel sogno d'amore a lungo cercato. E invece a maggio sì, sono lasciati definitivamente e mi sa che questa volta potrebbe essere una rottura definitiva. Sinceramente non credo che ritornino a uomini e donne. Non avrebbe nemmeno particolare senso ormai. Ida Platano a Magazzine di Uomini e Donne. Aveva detto la stessa corteggiatrice la settimana scorsa al settimanale di Uomini e Donne che sono iniziate a tornare le discussioni di un tempo, legate come sempre principalmente al fatto che Riccardo non mi dà quelle sicurezze di cui io ho bisogno. E precisato che sempre la stessa dama del trono over di Maria De Filippi. Ci siamo sempre più allontanati. Forse anche per una questione di orgoglio. La situazione oggi, secondo Ida Platano. A oggi Riccardo e io non ci siamo ancora detti ufficialmente basta, ma sono 2 mesi che non ci vediamo e ho capito che probabilmente lui non è in grado di darmi quello di cui io ho bisogno. E insomma dichiarazioni che sembrano davvero delle pietre tomabili di una storia d'amore. Ma questa volta una piccola replica se l'è concessa anche lo stesso Riccardo Guarnieri che generalmente è abbastanza silente nelle dichiarazioni sia su Instagram che sui giornali. Dice Riccardo Guarnieri della rottura con Ida Platano. Riccardo Guarnieri ex corteggiatore del trono over di Uomini e Donne, dà le sue motivazioni sulla rottura con Ida Platano. Ad alcuni per essere felici manca soltanto la felicità. Ma che vi devo dire? Io in genere mi spingo in interpretazioni, cercando di capire cosa volesse dire. Ma questa volta alzo bandiera bianca, tanto poi è ovvio che fra una settimana può cambiare di tutto e di più.